Sicuramente. Ma io li ho trattati sempre molto seriamente. Sì, lo so, però adesso ne stiamo un po' ridendo, non mi sembra il caso. Non sto ridendo. Vabbè, insomma. Assolutamente no. Mi sembra veramente vergognoso che una persona accusata di eventi abusi sessuali, soltanto quelli denunciati, poi venga beatificata. Trovi anche un postulatore addirittura. Poi non mi sembra che la Chiesa si sia mai... c'è questa omofobia, questa sessofobia nella Chiesa, e tra l'altro cercano di poi di coprire quello che succede, ma ci sono anche casi di suore violentate, suore che vengono che restano incinte e magari sono costrette a lasciare poi i loro ordini, vengono espulse e magari si trovano senza nulla per le strade poi a prostituirsi. Sono tutti questi casi che sono tra l'altro al vaglio anche della Comunità Europea, del Parlamento Europeo. Cioè, questi sono, sì, sono realtà sicuramente, che... No, però è vergognoso, magari abbiamo fatto una risata per un po' ammortizzare questa situazione, sì, che sicuramente è vergognosa e dolorosa per tutti, insomma. Sicuramente. Così. Bene, perciò non c'era nessun tipo di sorriso, risata. No, vabbè, comunque, insomma, credo che questi sono argomenti molto molto delicati. Come anche sul discorso dei bambini, quello che stai dicendo prima, non è che siamo lì, no, cioè, ci mancherebbe assolutamente, altro. Però ecco, diciamo che quando sono coinvolte tre donne, tre maestre, è chiaro che la cosa ti colpisce molto di più, no? Anche lì, chissà, certo, perché siamo tutti portati a pensare che il pedofilo sia un uomo, invece no, potrebbe teoricamente essere anche una donna. Certo. Insomma. Bene, comunque adesso alziamo il velo del telegiornale del GR, chiaramente, perché stiamo mandando un po' di segnali. No, perché giustamente prima parlavamo delle cose, però io quello che dicevo, si parla di sessuofobia, omofobia, la Chiesa è subito cerca di condannare queste cose, però poi cala il velo dell'omertà quando si parla di corruzione, concussione oppure magari anche mafia e omicidi. Perciò questo è l'andazzo della Chiesa, che poi cerca di in qualche modo di incunearsi anche nelle decisioni della laicità dello Stato, quella che dovrebbe essere la laicità, ma non c'è, effettivamente non esiste. Tagliamo corto. Comunque tagliamo corto, dai, taglia corto. Taglia corto come appunto il film breve, direi, di film breve di Pierfrancesco Campanella. E adesso GR, linea alla regia Giuseppe Savoca, e poi linea ancora a noi per continuare a parlare. State ascoltando Radio Roma. Suspiria dai demoni, appunto, da Claudio Simonetti, per un tributo del Re Argento. Però ritorniamo ancora a parlare di taglia corto, però non tagliamo corto, continuiamo a parlare appunto di Jack Lametta, e appunto che è il tema principale, appunto l'ispirazione di questo film breve, come appunto l'ho ribattezzato io oggi, però adesso non voglio più chiamarlo cortometraggio, perdonami Francesco, ma film breve. Film breve, ricordiamo, perciò cancelliamo qui cortometraggio. Cioè, film breve lo cancello proprio. Va bene. Film breve, diretto da Pierfrancesco Campanella, scritto da Renzo De Luca, interpretato da Elisabetta Rocchetti, Cosimo Fusco, Emanuele Oliverio, Alberto Marino, Giampiero Cori, che per la prima volta sullo schermo, Amy Bergamo, che sta qui con noi. Eccoci. Alla tua destra. Amy Bergamo è qui. Io so che sono dei progetti, Amy, perché io poi so tu che devi lasciarci un po' prima della trasmissione, perché prima della fine, tra l'altro più tardi sentiremo anche Elisabetta Rocchetti, però abbiamo aspettato proprio per dare più spazio appunto a Amy. Ai presenti. Ai presenti, no. Anche tu vai via? No. Ah no. Presto. Ti piacerebbe? No, fino alla fine. No, dar più spazio a Amy, perché giustamente lei va via, poi certo, facciamo subentrare Elisabetta. Parliamo dei progetti futuri di Amy, dai, che siamo curiosi. Futuri. Allora, progetti futuri, ce ne sono tanti, bisogna concretizzarli questi progetti, però per adesso c'è il film con l'importante è che intanto siano in fase embrionale. Sì, sicuramente. Poi dopo, sicuramente. Poi se c'è il parto, va bene. Però. L'allenatore del pallone 2, che sarà di Sergio Martino con Lino Banfi, e sarà la prossima esperienza cinematografica che farò. Si registrerà il 21 agosto e andrà sul grande schermo, penso, verso Natale. In più sto avendo una collaborazione molto importante con il grande maestro Vince Tempera, che saluto. E speriamo, insomma, che questo progetto ci porti a Sanremo e ci porti avanti musicalmente. Quindi sì, mi piacerebbe tanto, oltre a cantare e a ballare, essere anche diventare un'attrice. Ora iniziamo con questa collaborazione dopo Pierfrancesco Campanella con Sergio Martino, e speriamo di continuare la collaborazione con Pierfrancesco Assolutamente Campanella, sì, che insomma altri progetti, e che quindi a questo punto si ricorderà della cara Amy al tempo opportuno. No, volevo dire una cosa, Amy, facciamo un patto, sì. Se vai a Sanremo io vengo con te, ti accompagno. Ma quello sicuramente, caro, ti voglio in prima fila. Se vai bello a Sanremo verrò a Sanremo anch'io con te. Va bene, questo sì, che sia di buon auspicio. Sicuramente, come lo sei stato. Lo sai che già ci tengo tanto, e sarebbe un sogno che tu vada a Sanremo, dai. Speriamo. Prima di andare a Sanremo dovresti fare un altro film, e ecco, lei lo interpreta e Giuseppe le porti così almeno
sicuramente va anche a Sanremo. Così non la prendono più. Va sicuramente a Sanremo, perché le porti fortuna, no? Speriamo di prima di Sanremo. Con la mia presenza è già una garanzia. È vero, è già una garanzia. Quindi questo sono i progetti, insomma, per il momento. Il bagaglino non si sa, perché Pierfrancesco Vingitore io lo stimo molto proprio per questo. Non è una persona che parla molto, che promette molto. Certo, se giusto. Dice è sempre dosato ciò che dice, te lo dice sempre all'ultimo. Però è più bello, proprio perché ti godi questa sorpresa. Vabbè, deve essere giustamente in sintonia col copione poiché dello spettacolo, ovviamente. Eccoci. Siamo già arrivati in pubblicità. Pubblicità. Ecco, la regia ci chiama la pubblicità. Facciamo? Regia. Salutiamo Eming, fratello. Sì, io resto ancora. Resto ancora? Resta ancora 10 minuti. Ok, resto ancora, poi vi saluto. Resta ancora. Pubblicità. Sentiamo la pubblicità e poi rientriamo. Sì. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. Ritorniamo ancora in studio con la pubblicità che incombe, purtroppo è una radio commerciale, è importantissima. Purtroppo perché la pubblicità da vivere, se tu sei qui lo devi anche alla pubblicità. Certo, quindi, certamente, anche se tu sei qui, anche se possiamo ne sono consapevole di questo e non ho il piatto dove mangio. Però purtroppo nello stesso tempo ci interrompe quello che il discorso, tra l'altro Amy stava parlando, voleva parlare, sì, e ha detto mannaggia però la pubblicità che adesso mi interrompe. Ci ha anche consentito di prendere una boccata d'aria, di refrigerarci un po', di bere delle squisite bevande che tu ci hai gentilmente offerto, quindi anche quello serve. Bene, torniamo a parlare di Tagliacorto. Amy Bergamo tra i protagonisti, appunto di Tagliacorto, che ieri è stato proiettato alla Casa del Cinema di Roma, via Veneto, Villa Borghese, Largo Marcello Mastroianni 1. Largo Marcello Mastroianni, infatti c'è questa bellissima foto, diciamo, gigantografia. Comunque, di veramente Marcello Mastroianni, un posto bellissimo, una location bellissima per fare una serata, io ero terrorizzato, devo dire la verità, perché è sempre un'emozione, no? Quando proponi una cosa non sai la gente come reagisce. C'erano due ricevimenti ieri sera, il tuo e un altro sotto. Sì. E io naturalmente ho sbagliato ricevimento, ecco. E andato fino all'altra parte, già sul tavolo. Non c'era dubbio. anche altre persone ha saputo che insomma hanno. In compenso noi abbiamo avuto molti imbucati nel nostro buffet. Abbiamo avuto molti imbucati dell'altra produzione. Sì, sì. Non lo sapevo questa come cosa. No? C'è stata questa specie di osmosi tra. Cioè che c'era una pasta. Io non l'ho assaggiata perché mi si era chiuso lo stomaco. Mi ha detto c'era una pasta dei sedanini alla checa. Dice che erano buonissimi. Divina, la tua? Sì, no, io non l'ho assaggiata. Non l'hai mangiata, no? Io no, perché sono arrivato e Pierfrancesco mi ha spinto in sala. Favolosa. Letteralmente in sala, dicendo vai a vedere subito la cosa. In realtà, eccomi qua, sono arrivato, ero appena entrato. Pubblicizzo il buffet di ieri perché è stato favoloso. Bene, torniamo ancora a parlare. Pierfrancesco, parliamo ancora di Jack Lametta. Sì. Tu all'epoca, come hai vissuto questa cosa? Te l'ho detto, con un po' divertito in un certo senso, perché vedo tutte le mie amiche terrorizzate, tutte le mie amiche che non uscivano la sera, prendevano precauzioni, un po' mi faceva ridere perché trovavo eccessivo tutto questo, francamente, una psicosi forse esagerata. E niente, poi mi ritrovavo. Perché le tue amiche, tu hai detto però c'erano anche personaggi sesso maschile, anche tu in qualche modo. Però no? Chiaramente le donne sono più esposte e poi sono anche più indifese, no? Tu non avevi paura di andare in giro? No. Figure se Jack Lametta stava a pensare giusto a me. Beh, parli bene perché sei uomo, però. Se io ero una donna, però erano anche. No, ma colpiva anche gli uomini. Colpiva anche gli uomini. Le donne più che altro di giorno, gli uomini sembra più. Sì, colpiva anche gli uomini. Più, diciamo, più tardi. Però sera. Io sono uno positivo, non pensa mai alle disgrazie. Alle cose. A me avrebbe terrorizzato, penso, una cosa del genere. Veramente. Non sarei veramente più uscita di casa. Esagerata. Veramente. Dai. Sì. Oddio, non l'ho vissuta, però se era così come mi stanno raccontando, sì, comunque, tenendo anche alla mia. Incolumità. Certo, ovvio, avrei avuto tanta paura, sicuramente. Sì, poi magari si era diffusa anche una certa psicosi, perché alla fine, certo, alla fine se vai a vedere nella statistica, ecco, nel proprio percentuale, se alla fine quando uno esce è sempre a rischio, sì, a rischio anche di aggressioni, oggi di rapine. Voglio dire, il caso dell'omicidio nella metropolitana, quello con l'ombrello nell'occhio, cioè, è emblematico. Eppure non era, non che c'era non puoi prendere, capito, però come ha detto neanche Francesco, la metropolitana al giorno d'oggi, perché può succedere di tutto in qualsiasi momento. Certo. No? C'erano dei casi, insomma, di 3 persone, 4 al giorno. Sì, soccorso, quindi voglio dire è una media abbastanza sì, però se alta, facciamo no? Quindi no, però proviamo a pensare quante donne vengono violentate ogni giorno. Certo, caro. E forse la stessa cosa, poi e probabilmente la media sarà quella, poi calcola che no, la maggior parte dei casi non sono le denunce. La maggior parte dei casi, la maggior parte